E dunque dal felice squitieri di Sarno sulle immagini di Gianni Mazzeo, la Sarnese batte in una partita dura, tosta, ostica, maschia, cattiva in alcune circostanze la Viribus Unitis. È finita 2-0. Ci è voluto un gol di Antonio D'Avanzo, entrato nella ripresa, che ha spaccato letteralmente la partita con le sue giocate balistiche. D'altronde sappiamo che D'Avanzo tecnicamente è uno dei giocatori più quotati e dotati in questo campionato di appartenenza. Prima un suo gol e poi il raddoppio a tempo scaduto sul calcio di rigore del bomber Paolo Siano per il classico 2-0 all'inglese. Ma se vogliamo essere onesti, c'è stato un grandissimo Vigliotti stile Buffon e Giulio Cesar, un cocktail e soprattutto anche alcune parate decisive di Pergamena. Una partita che poteva finire bene in modo diverso, però possiamo dire tranquillamente, dal felice squitiere di Sarno sulle immagini, ripeto ancora una volta, di Gianni Mazzeo, in collaborazione sempre con il Fido Gennaro, quello che possiamo dire: a tre minuti, a tre giornate dal termine, a 270 minuti dal termine, la Sarnese è ancora prima in classifica. In banchina c'è la D'Avanzo, c'è la Siano che è il nostro capocannoniere, e hanno dimostrato di valere il posto in squadra. Abbiamo sempre detto le stesse cose, ci ripetiamo. Siamo un grande gruppo, abbiamo dimostrato ancora oggi, nonostante con una squadra che si è difesa benissimo, di avere delle qualità importantissime. Credo che sia meritato quello che stiamo facendo, anche la vetta della classifica, perché io poche volte vedo già squadre giocare in questo modo e creare, secondo me, 20 palle gol. Sì, era importante ritrovare la concentrazione giusta dopo una settimana di stop forzata. Ormai ci siamo abituati, perché ogni squadra che viene qui a Sarno si chiude dietro la linea della palla e per noi è difficile trovare spazi. Oggi abbiamo trovato il gol nella ripresa, abbiamo trovato quella che ci contraddistingue e abbiamo vinto una grande partita. Sono contento principalmente, la verità, può sembrare retorica, ma era importante vincere, anche perché io sapevo che non sarebbe stata facile e sapevo, secondo me, del risultato di Casarano, non so, forse faccio il mago, sapevo che Casarano non avrebbe vinto e quindi era importante. Si era complicato un pochettino, perché poi alla fine, ahimè, le squadre che puntano alla retrocessione oppure cercano di salvarsi arrivano qui e si mettono tutti dietro la linea della palla, quindi si fa fatica. E nel primo tempo siamo riusciti poche volte a creare la superiore numerica. Fortunatamente ero un po' ispirato oggi, quindi è andata bene. Ma sapevamo che questa partita era una partita non facile, era una partita difficilissima, tant'è che si è poi verificato, perché la posta in palio era veramente importante sia per noi che per loro. Si sa che per raggiungere il traguardo, il risultato, oggi come oggi troverai di fronte a te sempre questi tipi di avversari, e è successo. La cosa più che mi dispiace è perché questa gente dovrebbe venire a giocare a calcio, ma non dovrebbe fare le finte guerre, perché non servono a niente.